L'ateismo è la liberazione del popolo dal controllo dei preti attraverso il cristianesimo. No, questo è insignificante. L'ateismo è la schiavitù del popolo ai potenti. Contraddizione! Ehi, scopriamone alcune. Conclusione. L'ateismo annulla il valore dell'individuo. L'ateismo, da una parte, è certamente la liberazione del popolo e dell'individuo da Dio e dai preti. Ma, dall'altra parte, l'ateismo annulla l'individualità, perché porta a non pensare e non agire per il proprio interesse. Però vi hanno convinto del contrario. Infatti, mentre la religione conferisce all'uomo una dignità individuale trascendente la vita terrena, invece l'ateismo conferisce all'uomo una dignità solamente economica. Una persona vale per quanti utili produce ad una entità economica terrena, come un'azienda oppure lo Stato o l'economia di una nazione. Per esempio, negli anni 80 del Novecento, l'uomo era utile all'economia di una nazione attraverso proprio l'individualismo edonista, il consumismo individuale. Ma attualmente l'uomo è più utile se passa al collettivismo, al societalismo. Cioè, se rinuncia agli interessi individuali, e quindi anche ai diritti, a favore degli interessi della società, i quali però sono stabiliti dalle poche persone al potere. Rispieghiamo meglio il tutto. Considerare l'esistenza di Dio porta a considerare anche la vita individuale dopo la morte, per accedere o meno ad un benessere individuale infinito, ossia il paradiso. Invece, ignorare il giudizio di Dio, e quindi anche la vita dopo la morte, porta a considerare solo la vita terrena, che significa cercare il maggior benessere possibile rispetto alla situazione del momento. Questo è un criterio che porta la persona ad accontentarsi anziché a cercare sempre il meglio. Perciò porta la persona anche a rinunciare ai diritti individuali a favore degli indefinibili diritti collettivi, stabiliti dai vari governi con la giustificazione di una pseudo-emergenza islamica, pseudo-emergenza pandemica, pseudo-emergenza ecologica e chissà, pseudo-emergenza. Ateismo e democrazia dittatoriale. L'ateismo azzera il soggetto Dio. Non c'è più. Così l'uomo non calcola più le decisioni da prendere rispetto a questo soggetto per la propria vita individuale. Si potrebbe pensare una fatica in meno. Ma l'ateismo, poiché riduce la vita all'aldiqui, porta inevitabilmente a dare importanza solo alle decisioni stabilite dai partiti politici. Ossia, progressivamente, porta alla delega della vita individuale a mamma democrazia, la quale
alla fine si riduce alle decisioni dei pochi uomini al governo. Dunque, l'ateismo porta all'elezione della dittatura dal basso. Non c'è più il Mussolini, l'Hitler, lo Stalin che si impone dall'alto singolarmente su tutto il popolo. È il popolo che delega le decisioni da prendere per la vita privata alle leggi del governo. Mamma democrazia, dimmi cosa posso fare dentro casa mia. Chiaro? Con la religione hai due soggetti, Dio e il governo. E la tua vita dipende da quello che pensi possa decidere Dio e dalle decisioni del governo. E dunque puoi anche mettere in contrasto il governo con le decisioni che tu pensi stabilirà per te. No, questa cosa al governo non la faccio perché altrimenti Dio mi punirà. Tolto Dio, il governo diventa un assoluto, fosse anche la democrazia, specie quando gli uomini se ne approfittano. Così è meglio di così. Ti fidi degli uomini? Auguri. Confronto fra atei italiani e atei inglesi, francesi. La debolezza verso la democrazia, che può sfociare anche in democrazia dittatoriale, avviene tanto più per gli uomini italiani in quanto privi del valore nazionale. Cioè, un inglese, un francese, un austriaco pensa: la democrazia di oggi mi dice di fare così. Ma come avrebbero reagito oggi gli inglesi, i francesi e gli austriaci di un tempo? Invece, un italiano non fa alcun riferimento agli italiani del passato, perché non ci è abituato. Perché non esiste un passato da ricordare. Tanto che non esistono nemmeno gli italiani del passato. Addirittura nemmeno quelli di 20 anni fa. Per questo motivo l'ateismo in Italia, maggiormente che negli altri paesi europei, porta ad accettare passivamente le disposizioni stabilite da matrigna democrazia, quando si comporta male, quando agisce contro i diritti individuali. Porta ad accettare passivamente anche le decisioni platealmente senza senso, come quella della cura al paracetamolo o quella delle iniezioni Vax 2020 al di sotto dei 50 anni. Gli italiani ne parlano pure di queste cose strane, ma non hanno i criteri spirituali, né nazionali né religiosi, per passare dal lamento all'azione corale. Invece, una volta, fino agli anni 90, un italiano che seguiva anche la religione pensava: al mio bene ci penso io. Poi pretendeva: tu democrazia, tu partito, tu governo, devi dimostrarmi che la tua soluzione è migliore della mia. Cioè, concepiva lo Stato al servizio del cittadino, non il contrario. Infine, questo italiano col senso religioso, un senso religioso a livello culturale,
non che andava in chiesa. Questo italiano esprimeva il proprio pensiero, la propria pretesa, anche ad altri italiani, i quali avevano più o meno gli stessi criteri esistenziali derivati dalla religione, compresi gli atei comunisti. E infine, tutti insieme facevano i partiti, gli scioperi, le agitazioni. Insomma, organizzavano tutte quelle cose che si sono fatte in Italia fino agli anni 90. Perché nella cultura della società c'era ancora il criterio dei rapporti Dio, individuo, società, governo, tutti insieme. Poi, dagli anni 90, è scomparso Dio. Dagli anni 2000, l'individuo comincia ad essere sottomesso. Perché, con la pseudo-emergenza terroristica pseudo-islamica, è cominciata la propaganda televisiva del rapporto governo-società-individuo, che oggi, con la pseudo-emergenza pandemica, è stato ridotto a governo-società, tentativo di far scomparire l'individuo. Paracetamolo di governo per tutti, Vax 2020 per tutti, e zitti. Insomma, riassumendo, la religione ti costringe a prenderti cura di te, oggi per la vita successiva. Invece l'ateismo no. E ti porta a cercare la piccola sopravvivenza e i piccoli divertimenti, fino ad accettare in prospettiva anche la servitù a vita per la piccola sopravvivenza e i piccoli divertimenti. Insomma, riassumendo, la questione è se tu dai un alto valore a te stesso oppure no. Sono un figlio di Dio. La mia vita ha un valore. Il governo, l'Italia, la Chiesa sono organizzazioni. Non sono cose create da Dio. Perciò non hanno valore. La moneta è una convenzione, un accordo. Non è un essere vivente. Non ha valore. O tutte queste cose sono a servizio dell'uomo e allora sono utili. Oppure costringono l'uomo a mettersi al loro servizio. E allora sono nemiche. Cosa si fa? Difesa, difesa, difesa. Proporzionale. E se non è sufficiente? Allora, contrattacco. Risolutivo. Sono un figlio di Dio. La mia vita ha un valore. La prossima indagine sarà sulla causa dei guai degli uomini del popolo, ossia gli uomini che non sono potenti. La fine del valore trascendente dell'uomo con gli inganni del Concilio Vaticano II. Ciao individuo!